È decisamente soddisfatto il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi per il risultato ottenuto nella classifica delle città più verdi d'Italia. Il report ecosistema urbano di Legambiente ha visto infatti il capoluogo fare un salto dal 72esimo al 15esimo posto, merito di una serie di interventi, spiega il sindaco, che hanno influito sulla valutazione finale. Questo perché lo studio viene aggiornato ogni 2-3 anni. Il primo cittadino però guarda oltre e punta ad entrare addirittura nelle prime 10 posizioni. Siccome c'è qualcuno che considera che in questa città non sia stato fatto niente, passare dal 72esimo posto al 15esimo posto è sicuramente un grosso salto di qualità per quanto riguarda i fattori che vengono presi in considerazione da parte di Legambiente. Quindi questo ci onora, non ci dobbiamo fermare qui, dobbiamo andare avanti per quanto riguarda cercare di scavalcare ulteriormente la classifica, arrivare all'interno dei primi 10, e su questo naturalmente ci stiamo lavorando. Io sono anche convinto che nel momento in cui una serie di realizzazioni che si stanno facendo, partendo dal recupero delle aree dismesse, quindi il fatto di andare a creare situazioni per quanto riguarda anche la salute pubblica, perché sappiamo bene che purtroppo queste aree immense dismesse sicuramente non contribuivano per quanto riguardava la salute pubblica e per quanto riguarda tanti altri fattori, ci porterà ulteriormente a guadagnare nell'ambito della classifica. Quindi una gran bella notizia. Il sindaco torna poi a parlare del progetto Waterfront, sul quale gli uffici stanno lavorando da mesi. È previsto un finanziamento da 15 milioni di euro per interventi di recupero di alcuni edifici dismessi, ma anche per lavori che toccheranno le sponde e i percorsi pedonali del Ticino. È chiaro che sono tutte operazioni che hanno bisogno di tempo, perché per fare questa operazione ci vuole del tempo. Stiamo facendo tutte le progettazioni, partiranno i lavori per quanto riguarda alcuni contesti, quelli che possono creare meno problemi in questo periodo, perché bisogna pensare anche naturalmente a far sì che non si creino situazioni di particolare ingorgo piuttosto che di blocco per quanto riguarda la città. Quindi il tutto deve essere fatto nei tempi giusti e nel modo giusto, quindi ci vuole anche un po' di programmazione fatta nel modo migliore per raggiungere gli obiettivi. Il fatto però di fare questo miglioramento che parte dai confini di Torre d'Isola ed arriva fino alla costa corigliana ritengo che sia un fattore estremamente positivo di cui ne potrà godere non solo i nostri concittadini ma anche coloro che arrivano da fuori.